C'è un dato caratteriale dell'attuale signor Presidente del Consiglio dei Ministri che ha attirato la nostra attenzione, devo dire, fin dal tempo di uno o, non ho capito bene, forse due governi fa, cioè la sua irrefrenabile tendenza a travisare i dati a suo uso e consumo. Diciamo, in buona sostanza, essere un mentitore seriale, così è stato anche definito. Ora, si parte dal presupposto che dovrebbe essere condiviso e dovrebbe veramente essere preliminare a qualsiasi ragionamento, non solo politico, ma proprio a qualsiasi ragionamento della vita anche quotidiana, che mentre ognuno ha diritto alle sue opinioni, nessuno ha diritto ai propri dati, nel senso che i dati, per definizione, dovrebbero essere qualche cosa che esogenamente la realtà fattuale ci offre. È chiaro che se dovessimo discutere di questo tema, per esempio, con un filosofo, il dibattito prenderebbe mille pieghe tutte interessanti dal punto di vista ontologico, gnoseologico, metafisico, logico. Però, insomma, atteniamoci a un livello un pochino più terra-terra. Se un numero è 10, è 10, non è 5. Se una statistica, pur con tutti gli ovvi limiti metodologici, e qui parlando con uno statistico potremmo addentrarci in un altro dibattito estremamente ramificato sulle tecniche di campionamento, sull'errore statistico, sulle stime puntuali, le stime intervallari, tutto quello che volete, insomma. Però se un numero è 10 e non è 5, quel numero è 10 e non è 5. Non è che... E questa, diciamo, a livello di evidenze numeriche garantite da organi terzi asseritamente indipendenti, e qui si potrebbe aprire un altro enorme dibattito, che è stato per molto tempo il mio dibattito, sulla responsabilità politica di enti asseritamente tecnici, come per esempio le banche centrali, che in realtà si nascondono dietro lo schermo della tecnica per fare politica e quindi in determinate circostanze si comportano come il più squallido dei propagandisti. Ma insomma, questo però è tutto un altro dibattito, non c'entra. Io, se una banca centrale mi dice che è 10, non è 5, intanto per il dibattito politico deve essere 10 e non deve essere 5. Poi dopo, se si vuole, si interviene anche politicamente. Per esempio, se un organo fa politica senza avere responsabilità politica perché dice di se stesso di essere tecnico, la politica deve intervenire per esempio sulla governance di quell'organo e deve ricondurre a una responsabilità politica chi esercita politica. Ma questo vale per tante cose, per esempio, come ben sapete, l'ho detto mille volte, vale anche in Italia per la suprema carica dello Stato, no? Che insomma, la Costituzione formale anche ieri ha dimostrato di essere totalmente scissa da quella materiale, e lo sta dimostrando anche in questi minuti, credo. Ecco, allora, chiarito cosa intendo per dato, non devo chiarire cosa intendo per opinione, perché opinione è quello che ognuno pensa, quello che pensa chi mi sta ascoltando, quello che penso io e quello che pensa chi stima molto se stesso e quello che pensa chi ha un rapporto più equilibrato con la propria psiche e con il mondo esterno. Insomma, opinione, diciamo, non la discuterei. Il concetto di dato credo di avervelo definito. Allora, uno dei passaggi più squallidi della giornata di ieri, che insomma, sapete, io torno a dire, non è che voglio fare ostentazione di stoicismo e barricarmi a mia volta dietro un nil mirari di circostanze, che a me di queste cose non me ne frega veramente niente. E quando potrò spiegarvi il tipo di lavoro che si sta facendo, capirete perché non me ne frega niente. Ma insomma, quindi questo per dire che
lo squallore di una cosa che tutto sommato non è nel tuo orizzonte mentale in quel momento. Però, insomma, è indubbiamente stato particolarmente squallido il passaggio con cui il presidente Conte, mentendo sui numeri, ha rivendicato l'eccellenza della sua azione di governo. Ora, vabbè, bene ha fatto Matteo Salvini, che non è europeista ma europeo, e quindi, essendo europeo, è innervato nel vero dibattito, che è quello internazionale, non nelle liti da... non so, non... se dico portinaia sembro classista, ecco, la portinaia di Aldo Giovanni e Giacomo, quella portinaia lì, d'accordo? Che è una portinaia, che è un personaggio, è un archetipo, l'archetipo della litigiosità stupida e sterile su regole assurde. Ecco, vi ricordate il famosissimo sketch? Seguivo Aldo Giovanni Giacomo anche prima di essere leghista, quindi anche prima di nutrirmi di cultura lombarda per dovere di partito. Me ne nutrivo perché c'è, e quando c'è ed è nutriente, uno se ne nutre. E nel vero dibattito, cose che i nostri giornalisti, i nostri fact checkers, come chiamano se stessi, indipendenti, quelli qualificati, quelli col tesserino dell'ovra, no? Di un qualche ordine. Ci fanno, ecco, nel dibattito internazionale, astratti per ovvi motivi da queste polemicucce, da questo dibattito, appunto, da portinaia archetipica, con tutto il rispetto per le portinaie reali, nel dibattito internazionale i numeri si fanno. E vi ricordate quella scena di un'altra grandissima opera d'arte italiana, recente? Vi ricordate quando due poveracci, due randagi, due anche disertori, insomma due costruttori, si direbbe oggi, no? Incontrano uno squadrone a cavallo di soldati che ritengono essere dei confederati, perché portano la giubba grigia, e quindi naturalmente per entrare nelle loro grazie si sperticano in acclamazioni a favore della Confederazione contro l'Unione, contro le giubbe blu. Peccato che poi, quando si avvicinano questi soldati, il capitano dello squadrone, con 5 eleganti, 3 o 4, non li ho contati, colpetti della mano, scuote la polvere dalla sua giacca, e purtroppo la giubba non è grigia, perché era grigia di polvere, ma è blu, e quindi i due vengono tradotti ovviamente in un campo di detenzione, di concentramento, in attesa di essere avviati alle galere o ai lavori forzati. Poi dopo evadono, insomma, la storia è molto bella, ve la ricordate, non ho neanche bisogno di citarla, è nel cuore di tutti noi, come è nel cuore di tutti noi chi ce l'ha raccontata e chi l'ha interpretata. E beh, ieri c'è stato, diciamo, un momento Dio è contro di noi, come ricorderete la frase che viene usata, perché anche lui odia gli imbecilli. Perché questa menzognera rivendicazione dell'eccellenza del nostro operato è avvenuta in perfetta sincronia con la pubblicazione sulla prima pagina del Wall Street Journal delle statistiche che tutti sappiamo. Ora, non ha molto senso accapigliarsi oggi, il 20 gennaio, sulla cifra esatta, perché vi dico una cosa molto semplice: anche se il primo mese del 2021 è
praticamente già decorso, noi quant'è esattamente il PIL del 2020 lo sapremo forse fra un anno o due. Il dato ufficiale, che sarà ufficiale ma non ancora assestato, perché chiunque abbia lavorato sui dati come me sa che ci sono infinite revisioni e assestamenti successivi dovuti a un'infinità di dettagli tecnici con i quali vi annoio, il dato ufficiale verosimilmente dovrebbe uscire, se non mi ricordo, sul calendario, sul sito dell'Istat c'è il calendario dove vedete, ma se ne parlerà a inizio marzo verosimilmente o fine febbraio. Ma che sia meno 8,9, meno 9, meno 9,6, meno 9,9, meno 10, è in un range fra meno 9 e meno 10, meno 10,6, è in un range fra meno 9 e meno 10. Ed è un dato estremamente, estremamente serio. E non è il destino cinico e baro. E non è il destino cinico e baro. Quello che ha reso estremamente, e tutto sommato voglio dire, in parte non è neanche colpa di questi scappati di casa, dei ciampolilli, non è neanche colpa loro. Perché il motivo per cui l'Italia ha fatto peggio ha due determinanti, una di matrice europea e una di matrice italiana. La determinante di matrice italiana è che questo governo ha sottovalutato l'entità della crisi e quindi l'entità delle risorse da mettere in campo già a marzo, ma lo ha fatto per un ben preciso motivo, di cui la stessa presidente Ursula von der Leyen si è scusata. E il motivo è che all'inizio della pandemia i paesi del nord Europa, pensando che toccasse solo a noi, non hanno avuto immediatamente quella risposta corale e unitaria che adesso si millanta, perché poi bisognerebbe vedere in che cosa si sostanzierà al di là delle dichiarazioni, visto che soldi dall'Europa ancora non ne sono arrivati. E quindi i loro cagnolini qui, pensando di avere il guinzaglio stretto, non avevano preso delle misure all'altezza della situazione, cosa che invece gli altri paesi, appena è toccato a loro, hanno immediatamente fatto. Questo quindi è il lato italiano del problema, e qui oggettivamente il governo è responsabile. Conte dovrebbe fare un mea culpa, perché se lo ha fatto la von der Leyen, lo può fare anche Conte. Può dire: non abbiamo capito come stavano le cose. Beh, ci sta, ma mi rendo conto che ovviamente dal punto di vista propagandistico, dal punto di vista della comunicazione, questo sarebbe un errore, almeno secondo per esempio il dottor Casalino, quindi magari non lo si fa, però, se non ci si vuole sbilanciare in questo senso, se si vuole mantenere l'idea dell'uomo forte al comando che ha tutto sotto controllo, non bisogna neanche sbilanciarsi nell'altro senso e mentire sui dati. E poi c'è un altro pezzo del perché la performance dell'Italia è stata così tragica. Il motivo è molto semplice: l'Italia all'interno delle regole europee risulta svantaggiata per motivi oggettivi che sapete, indebolita da una moneta troppo forte, soffocata da regole fiscali irrazionali che hanno portato la fornitura di capitale pubblico, gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche a livelli di 43 anni fa, e hanno portato gli investimenti fissi netti su livelli negativi da ormai circa 6-7 anni, se non più, il che significa in buona sostanza che gli investimenti pubblici che vengono fatti non riescono neanche a mantenere il livello di capitale pubblico di cui disponiamo. Che cosa significa banalmente? Che con i soldi che lo Stato ci mette non solo non si riescono a fare nuove strade, ma non si riesce neanche a manutenere le strade che si hanno. E guardate che questo è quello che voi vedete tutti i giorni con i vostri occhi, non è che vi sto insegnando nulla, vi sto solo dando notizia del fatto che nelle statistiche macroeconomiche c'è un numerino che è pubblicato sul database Ameco, Annual Macroeconomic Database della Unione Europea, che sono gli investimenti fissi netti, quindi tolto al netto dei rimpiazzi di capitale, tolto
del settore pubblico, e quel singolo numerino, un singolo numero, racconta, riassume i mille aneddoti che voi vedete sotto gli occhi, di ponti che cadono, di strade dove si viaggia solo una corsia, di marciapiedi dissestati, di voragini che si aprono nel centro delle città, ma anche di ospedali che non ci sono, di scuole che non ci sono e se ci sono non hanno il riscaldamento adeguato o altre strutture adeguate. Insomma, vi racconta tutto questo un singolo numero, si chiama investimenti fissi netti della pubblica amministrazione. Quindi sono cose che queste, chiunque non sia interessato a non saperle, sa. E allora un pezzo del disastroso risultato italiano, cari amici, diciamo così, anche se onestamente chi vi conosce, questo è un problema che ci dovremmo anche porre, perché finché avevo solo lettori potevo illudermi di conoscervi, ma ora, essendo anche lettori, siete molti di più e anche tutto sommato molto più variegati. Comunque, carissimi, questo è uno dei motivi per cui la crisi è stata così disastrosa. Perché quelli che ora ci dicono che ci presteranno dei soldi per riaprire gli ospedali o per rifare le strade, ma purché sia una mobilità green che non ho capito che cos'è, sono quegli stessi che ci hanno imposto con dei diktat di cui alcuni uomini politici italiani, segnatamente Mario Monti, che ieri lo ha rivendicato e ha esortato a proseguire su questa strada, sono gli stessi che con la complicità di questi personaggi hanno imposto all'Italia i tagli che hanno reso il paese più fragile. E se ho un altro minuto, fatemelo vedere dall'orologio che alle 9.30 ho seduta. Vediamo un po'. Ce l'ho un altro minuto? Sì. E se ho un altro minuto, incidentalmente, sempre diciamo sui massimi sistemi, perché le crisi hanno una grande funzione pedagogica, ci fanno vedere che temi apparentemente astratti sono in realtà fin troppo concreti. Voglio farvi riflettere su un punto che ho espunto, scusate il bisticcio, dal mio discorso di ieri in aula, riferito alla visione del signor Presidente del Consiglio, che è lì per essere, che è diciamo agente di poteri da cui si lascia volentieri manipolare per restare dov'è, e che quindi in quanto tale non è titolare di alcuna visione. E lo ha dimostrato con le quattro banalità che ha detto sulla tutela delle filiere ad alto valore aggiunto, no? Ma scusate, questa è la tipica frase che non vuol dire niente, perché, come tutte le frasi che non vogliono dire niente, che quindi sono una non affermazione e soprattutto una non posizione politica, basta rovesciarle al contrario e poniamoci la domanda: quale politico mai direbbe dobbiamo distruggere le filiere ad alto valore aggiunto? Nessuno. Quindi come non avrebbe, come alla stessa stregua di come è impossibile immaginarsi che qualcuno voglia distruggere le filiere ad alto valore aggiunto, è altrettanto inutile affermare di volerle tutelare. Ecco, voglio passare il mio capogruppo infreddolito, sono tutti intirizziti, ci stanno 0 gradi anche stamattina. Facendo questa affermazione di una banalità sconcertante, tale che è, diciamo, incontrovertibile perché ovvia, no? Dato che il suo contrario non esiste, no? È un'impossibilia il suo contrario, il signor Presidente del Consiglio ha dimostrato ancora una volta di non aver capito un accidente di nulla di quello che sta succedendo. Perché se la crisi ci ha dimostrato una cosa, ma loro già se la sono dimenticata, è che sono altrettanto, se non più strategiche, una quantità di filiere a basso valore aggiunto. E vi faccio un esempio banale. Questi quattro cialtroni scappati di casa, arroganti, supponenti, chiusi al dialogo, arroccati nella torre di plastica con le rotelle della loro incompetenza, d'accordo? Sono stati incapaci di fornirci mascherine, e le mascherine non sono un prodotto ad alto valore aggiunto, non entro nel dibattito se siano utili o inutili, d'accordo? Fatto sta che il loro dovere era fornircele e non lo hanno fatto.
e non lo hanno fatto. I tubi di plastica per i tubi di plastica per i respiratori, voglio dire, lì, diciamo, sull'utilità c'è poco da discutere. Se purtroppo arrivi a quel livello, ne hai bisogno, ci siamo? Bene. E allora quello che dovrebbe fare oggi un premier che avesse veramente visione, che fosse veramente consapevole, ma dovrebbe avere dei rudimenti di economia, naturalmente, dovrebbe leggersi o farsi leggere dai suoi economisti o dal suo capo di gabinetto o dal suo capo della comunicazione, da quelli che mandano in giro le sue veline, un paio di articoli scientifici sulla relazione fra diversificazione della base produttiva e competitività, dove imparerebbe che i paesi che hanno una maggiore diversificazione di base produttiva sono anche i paesi più competitivi e quindi quelli che hanno una crescita più solida, e fare una riflessione su quanto questo risultato acquisito della letteratura scientifica sia compatibile con il modello europeo, dove grazie alla totale e libera circolazione dei fattori produttivi si realizza quella esasperazione dei vantaggi comparati e delle economie di scala, tale per cui le produzioni di ogni singolo bene si concentrano in ogni singolo punto, che è quello dove per qualche motivo produrre quel bene presenta dei vantaggi comparati. Cioè, il tema, e lo avevo affrontato, l'Italia può farcela, è che un'Europa dove l'Italia produce solo pizza, la Germania produce solo birra e la Francia produce solo vino, non può funzionare, perché se nel resto del mondo cala la domanda di vino, allora l'Italia e la Germania, che producono pizza e birra, devono in qualche modo tenere su la Francia, che vede un calo della sua domanda di vino. Non so se mi sono spiegato. E se non esiste un patto politico forte, risalente e che contempli in modo assolutamente fluido questo tipo di dinamica, allora la logica delle economie di scala e la logica dei vantaggi comparati entra in contrasto con la logica politica ed entra in contrasto con la resilienza. Ma qui la cosa è ancora più grave, perché non solo c'è un problema all'interno dell'Unione Europea per questa logica, ma siccome l'Unione Europea questa logica non l'ha elaborata per un percorso autonomo, ma l'ha elaborata per subalternità al pensiero diciamo cosiddetto globalista, d'accordo? Pensiero liberista, insomma, chiamatelo come volete, ci siamo capiti. Quella roba lì, insomma, quella roba che era passata di moda, insomma, negli anni 60 e poi è tornata di moda perché è funzionale agli interessi, diciamo, delle grandi concentrazioni industriali e delle grandi concentrazioni soprattutto finanziarie. La situazione è ancora più grave, perché noi ci siamo trovati ad aver bisogno di certi beni, torno sulle mascherine, e quando ne abbiamo avuto bisogno ci siamo accorti che quei beni erano tutti prodotti, tutta la produzione di quei beni era sita sostanzialmente in un paese che non era una parte della soluzione, era una parte del problema. Allora il signor Presidente del Consiglio, se avesse visione, dovrebbe dirci come intende affrontare questi temi qui. Perché qui c'è da ripensare totalmente le dinamiche dei flussi commerciali intra ed extra eurozona, e da chiedere, fra i vari cambiamenti di regole, anche un cambiamento di queste regole, perché la libertà indiscriminata sotto questo profilo ci ha messo oggettivamente in difficoltà, e quindi o ci attrezziamo in qualsiasi modo per non, diciamo, statalizzare, per diversificare la base produttiva privata, ma eventualmente per pensare anche a forniture di beni strategici da parte anche di aziende eventualmente pubbliche, ma non è questo tanto il tema. Il tema non è pubblico-privato, il tema è diversificazione versus concentrazione. Il tema è esattamente libertà contro monopolio. Il tema è garantire a chi vuole intraprendere qui in Italia di poterlo fare, e allora, siccome noi italiani sappiamo fare tutto, automaticamente, se si creano le dimensioni per un'intrapresa sana, l'Italia ricomincerà a fare tutto e non si troverà ad andare col cappello in mano in caso di difficoltà presso paesi che non necessariamente le sono amici né devono esserlo,
affidando peraltro le trattative a personaggi sulla cui efficacia si esprimerà la storia e quindi non devo esprimermi io. E adesso vado in commissione.